Eccoci qui. Sperando che oggi la connessione internet non mi abbandona come è successo ieri, ci troviamo ancora qui a parlare di transumanza. Non riprendo dove ho lasciato ieri, ma ricomincio da capo in modo che do l'opportunità a chiunque si sia appena collegato o comunque non ha seguito la diretta di ieri, può tranquillamente ascoltare tutta la storia di quella che è la transumanza d'avanguardia. Ecco qua, già cominciamo a vedere le prime persone che si sono collegate. Ciao Mariella, ciao Stefania, sono sicura che insieme a Stefania ci sarà anche Massimo. E come vi dicevo, quindi noi parliamo di transumanza. Transumanza che è stata testimoniata ampiamente anche da Gabriele D'Annunzio nella sua poesia I Pastori. Logicamente parlava di una transumanza che ormai non esiste più, di un qualcosa che è rimasta forse semplicemente un ricordo, perché oggi come oggi di quella transumanza noi in realtà non ne sappiamo quasi più nulla se non quello che leggiamo nei libri. Magari guardando delle fotografie. Ciao Rosa, benvenuta a questa diretta. Allora, la transumanza, ma quando è iniziata la transumanza? La transumanza ha una storia molto, ma molto antica. Pensate che già i primi abitanti abruzzesi, quindi vi parlo già delle prime popolazioni italiche, effettuavano una transumanza. Logicamente la transumanza dell'epoca era semplicemente una transumanza verticale, quindi dalla pianura si saliva all'alpeggio, quindi in altitudine nel periodo primaverile tra maggio e giugno, per poi riscendere in pianura a settembre. Questo dava l'opportunità agli animali, alle greggi, di svernare in modo molto più semplice, perché logicamente in pianura la temperatura era completamente diversa. Ciao Massimo, grazie, buon primo maggio anche a te. Buon primo maggio a tutti voi che mi state ascoltando. Vi sto tenendo inchiodati davanti al computer proprio oggi, che magari potrebbe essere per voi un giorno di festa. Chissà quanti di voi sono impegnati, ma è anche vero che non potendo ancora uscire, forse questo potrebbe essere un ottimo diversivo per passare il primo maggio. Quindi gli spostamenti tra l'Abruzzo e la Capitanata, quindi e le Puglie, in realtà sono già iniziati in epoca romana. E anche nel tardo Medioevo e diciamo fino all'età contemporanea abbiamo sempre avuto questi grandi trasferimenti di animali tutti legati a quello che poi diventerà la dogana di Foggia. È logico che dall'epoca romana all'epoca contemporanea non è che le cose sono sempre andate, diciamo, bene, perché voi vi rendete tranquillamente conto che ci sono stati dei periodi difficili in cui era anche difficile che la transumanza potesse perdurare, come per esempio l'Alto Medioevo, in cui appunto c'erano problemi di confini politici tra l'Abruzzo e la Capitanata, oppure anche
anche in età feudale, in cui vediamo che lo spazio diventa ancora più suddiviso e che diventava veramente difficile fare gli spostamenti, anche perché ogni spostamento, quindi ogni feudatario che si andava ad oltrepassare, aveva un costo e logicamente non tutti i pastori erano in grado di sostenere questo costo. Tenete anche conto che abbiamo le famose invasioni barbariche che comunque hanno limitato molto quelle che appunto era questa trasmigrazione. Questo non vuol dire che non esisteva, non vuol dire che non si perpetuava quella che era la transumanza, ma semplicemente che non era così attiva, così importante come era nel passato o come poi sarà nei tempi a venire. Ma allora noi per poter parlare di transumanza, quando diciamo dobbiamo arrivare a questo termine, ma diciamo che il termine che più si avvicina alla transumanza, più che il termine, il periodo che più si avvicina alla transumanza, ce l'abbiamo già a partire con il re Ruggero. Quindi già con i Normanni vediamo che la transumanza è un elemento molto ma molto importante per la nostra economia. E perché mi riferisco alla nostra economia? Perché parlo sempre dell'Abruzzo? Perché pensate un pochettino che la transumanza in realtà è un movimento di greggi che c'è stato un pochettino in tutta Italia. Non è che noi l'abbiamo avuto solo ed esclusivamente in Abruzzo, ma l'abbiamo avuto un pochino in tutta l'Italia, quindi dallo Stato Pontificio che scendevano in Abruzzo, ovvero da Siena. Che partivano questi greggi per la Maremma, ma anche da Roma, quindi dal Lazio, si sviluppava la transumanza verso l'Agropontino. Diciamo che la transumanza abruzzese, quella verso la Puglia, è quella che ha mosso il maggior numero di animali ed è quella che può essere assimilata in tutto e per tutto a quella che avveniva in Spagna. Quindi diciamo che appunto Re Ruggero, il normanno, è colui che con una sua costituzione volle provvedere a quelle che erano le minacce e le violenze che si commettevano nei pascoli, nelle foreste, diciamo nei territori di demanio regio, ma anche in territori privati, quindi dei baroni stessi, ed erano sia gli abitanti del luogo, ma anche gli stessi baroni che in un modo o nell'altro agivano contro i pastori. Tant'è vero che il re Ruggero, in questa Costituzione, fa una sorta di come dire, va a vantaggio dei pastori contro quindi i baroni, dando anche una sorta di pena capitale in caso ci fosse accaduto qualcosa o alla persona del pastore stesso, ovvero si fosse casualmente perso quello che era un animale del gregge. Questo è molto importante perché già ci fa capire come può essere importante la figura del pastore. Ciao Adriana, grazie di essere venuta, buon primo maggio anche a te. E dopo Re Ruggero dobbiamo aspettare che passi di mano dai Normanni agli Hohenstaufen, quindi passiamo dai Normanni agli Svevi, per vedere Federico II che riprende nuovamente
il diritto del pastore e quindi non fa altro che emanare una nuova costituzione dove chiunque avesse commesso violenza contro i pastori o contro le greggi, in questo caso non vedeva, non gli veniva attribuita la pena capitale, quindi morte certa. Ma doveva semplicemente restituire il tutto con una pena che poi veniva triplicata o a volte anche quadruplicata, logicamente in favore del fisco. Diciamo che Federico II è stato un pochino più magnanimo verso i baroni o verso tutti coloro che commettevano atti ingiusti nei confronti dei pastori. Ma la massima espressione di transumanza, anche perché, come già vi ho anticipato, abbiamo un legame stretto con quella spagnola, ce l'abbiamo proprio in epoca aragonese, la quale, beneficiò di una organizzazione e una razionalizzazione, che non si era mai vista fino ad allora. Pensate un pochettino che nel 1447 Alfonso d'Aragona istituì a Foggia la dogana della mena delle pecore. Questa dogana qui era nata per tutelare con norme giuridiche e fiscali quelli che erano gli allevatori, quello che era l'uso dei tratturi e quello che era l'utilizzo dei pascoli pugliesi. È proprio in virtù di questa giurisdizione, di questo controllo, possiamo dire che è stato il periodo più importante perché pensate che le aree di pascolo avevano raggiunto la bellezza di 1400 miglia quadrate, quindi praticamente una buona metà del tavoliere delle Puglie era occupato proprio dalle aree di pascolo. Quindi questa è una cosa molto, molto, ma molto importante. A questa dogana poi venivano legate delle amministrazioni locali che venivano chiamate doganelle e esistevano tre doganelle, tra cui una proprio qui in Abruzzo che era situata a Lanciano. Ma come avveniva l'assegnazione dei territori, delle aree di pascolo? Allora, l'assegnazione avveniva secondo il numero dei capi di bestiame. L'area veniva chiamata locazione e il pastore non era altro che il locato. Logicamente, una volta che veniva attribuita questa locazione, bisognava pagare la fida. La fida non era altro che il prezzo per l'uso dei pascoli. Era un prezzo che veniva fissato ogni 100 capi di bestiame. E questo prezzo cambiava a secondo dei costi che aveva questa dogana. E quali potevano essere i costi che sosteneva la dogana? Beh, sicuramente erano il costo del censo che doveva pagare per l'affitto ai privati, ovvero il rifacimento di ponti, ovvero i diritti di passo, perché logicamente si attraversavano più località e ogni località aveva il suo costo, quello che noi conosciamo con la parola dazio. Ed ancora c'era il costo del personale, perché comunque tantissime erano le persone che erano le dipendenti di questa dogana. E la fida, pensate un pochettino, veniva
pagata alla fine del periodo di, diciamo, di transumanza, cioè quando si doveva ritornare, quando praticamente bisognava fare la scasata, cioè ritornare nel luogo d'origine. A quel punto, si doveva appunto pagare con il ricavato delle vendite dei prodotti. Della sosta che dei prodotti di questi greggi. Come avvenivano la vendita di questi prodotti? Ma la vendita di questi prodotti avvenivano attraverso delle fiere. In genere iniziavano i primi di maggio. Pensate un pochettino che i mercanti erano obbligati a passare da una fiera all'altra. Pensate che molto spesso si interveniva l'autorità governativa doveva intervenire per evitare che i mercanti si mettessero tra di loro a fare finiti.